In men che non si dica, siamo già alla fine del mese. 30 aprile, ciao da Mauro, ben trovate e trovati. San Donato oggi, i compleanni, quello di Alan Friedman, giornalista, non ha ancora imparato italiano, conduttore TV, è nato appunto a New York, 30 aprile 1956. Uno storico, uno scrittore italiano, Alessandro Barbero, è nato il 30 aprile del 1959. E prima di andare a sentire e seguire i consigli per quanto riguarda l'oroscopo di questo fine mese, la frase: chi getta un seme lo deve coltivare se vuol vederlo con il tempo germogliare. Ariete, trascorrerete una giornata tranquilla e apparentemente incolore. In realtà la calma che vi circonda è l'ideale per ritemprare il vostro spirito piuttosto affaticato. Serata divertente insieme agli amici. Toro, chi vi ama è certo disposto a capirvi, ma non abusate della pazienza altrui. Oggi siete nervosi, insoddisfatti, pronti a cambiare continuamente umore. Attenti a non innervosire anche il partner. Gemelli, la famiglia dovrebbe occupare almeno oggi il primo posto. Presi come siete da mille impegni sociali, rischiate di dimenticarlo, a scapito di un'armonia faticosamente raggiunta. Cancro, se vi sentite nostalgici, romantici e anche un pochino soli, non ingigantite i sintomi e sconfiggerete il male. Stasera, incontrando chi amate, cercate di mascherare il vostro stato d'animo. Leone, l'irruenza non sempre è ben accetta, specie se dimostrata a persone da poco conosciute. Dominate la parte più aggressiva del vostro temperamento e otterrete grandi successi. Vergine, speriamo che le vacanze arrivino presto, perché a voi un solo giorno di festa proprio non basterà. Nell'attesa guardatevi intorno, c'è qualcuno che vi osserva con un interesse davvero particolare. Bilancia, gelosia da tenere sotto controllo quest'oggi. Non avvelenate la vostra e l'altrui esistenza con inutili sospetti, sono del tutto inesistenti. Avere fiducia, in qualche modo, paga sempre più che non averne. Scorpione, oggi proverete un gusto naturale per tutto ciò che farete o che vi verrà proposto di fare. Ben per voi, ma anche perché vi sta accanto. Difatti, grazie a tutto ciò, tutti ritroveranno il buon umore. Sagittario, un diverbio nelle prime ore del mattino rischia di trasformare una giornata potenzialmente positiva in una decisamente negativa. Se riuscirete a controllarvi, non accadrà. Serata insolita, con persone decisamente fuori dal comune. Capricorno, impara l'arte e mettila da parte, recita un vecchio proverbio. Oggi entrerete in contatto con un mondo fino a poco fa a voi ignoto e dal quale avrete molto da apprendere. Acquario, una gita fuori porta potrebbe trasformarsi in una promettente occasione per approfondire un rapporto in via di costruzione. Non promettete ad un familiare ciò che sapete di non poter mantenere. Pesci, quando non gira è inutile sforzarsi fino a scoppiare. Questa giornata non è delle migliori per voi, pertanto trascorretela soli o con chi saprà sempre e comunque comprendervi.